Ecco, lasciate l'ingresso libero, c'è una musica di rito, c'è la banda che sta seguendo grazie alla partecipazione anche della banda cittadina, di alcuni elementi della banda cittadina che accompagnano Pasquale Cornevale, l'ultimo saluto. C'è stato anche un grande momento di commozione davanti all'ufficio postale, dove lì i nipoti, i 20 nipoti, tutti i mesi ritiravano la pensione. E Pasquale era generoso, di manica larga, con tutti. E quindi ecco perché i nipoti sono particolarmente affranti. Enzo, grande successo per il Carnevale Porellese. Grande, grande successo, Carmelo. Grandissima affluenza. La piazza è gremita di persone. È in corso il concerto dei Popularia, che quest'anno hanno variato il loro programma. È un grandissimo successo. Siamo contenti e orgogliosi qui al Borgo di Porelli di portare avanti questa manifestazione, che ormai va avanti dal 2006. Siamo arrivati alla 12ª edizione. Ringraziamo tutti quelli che stanno prendendo parte alla nostra manifestazione, siamo contentissimi. I giovani porellesi sono qui all'opera, c'è in atto la distribuzione dei panini, e poi tanta gente in piazza, musica, tanta musica, balli di gruppo, i giganti e tantissime attrazioni per i bimbi. E contenti, contenti per tutto, Carmelo. 12ª edizione, quest'anno si è anche eliminata la fila. E allora quest'anno c'è stato anche quest'altro successo, che ovviamente gli altri anni abbiamo avuto qualche problema, c'è stato qualche intoppo nella fila. Quest'anno, grazie all'idea di Nino, che ha voluto portare l'eliminacode, nella fila le persone stanno defluendo in maniera rapida, la distribuzione va molto veloce. I ragazzi hanno le salsicce pronte e quindi grazie all'eliminacode abbiamo eliminato questo problema che andava avanti da qualche annetto. La serata ancora continua? La serata, Carmelo, ancora continua. Abbiamo i Popolari, come dicevo prima, in concerto. Andranno avanti fino alle ore 22 circa. Dopodiché, quando finiranno loro, ci sarà la tradizionale, l'estrazione. Ci sarà prima l'estrazione dei premi vincenti per coloro che hanno acquistato i biglietti in prevendita. E poi avremo la classica e tradizionale ballata Ruscecco e poi il grande finale col falò del nostro grande Pasquale Carnevale. E naturalmente l'appuntamento all'anno prossimo. E l'appuntamento già da adesso all'anno prossimo qui al Borgo di Porelli. Grazie a tutti per la vostra partecipazione. Tutti! E a ballati più mi rispetto mai tanto, e se non ballati poi, tanto non mi sono, e se non ballati pure, io ti avevo strutito, su, e quanto femmine che ci sono, su, e quanto femmine che ci sono. E a Porelli si balla la tarantella, e a Porelli si balla la tarantella, la tarantella. Facci di rota, sta morendo di la porparata, sta morendo della porparata. Thank you.
Quest'anno siamo qua di nuovo e effettivamente c'è un grande successo perché la piazza è piena, il tempo ci ha aiutato. C'è, per quanto riguarda la distribuzione dei panini, sembra che stia andando tutto molto bene, c'è il gruppo che sta cantando, ringraziamo al solito gli sponsor e speriamo ogni anno di fare meglio. Armando, tutto funziona qui? Tutto funziona, Carmelo, alla grande, questa sera alla grande, stiamo andando bene. Tantissima gente. Tanta gente, in questo momento siamo un po' in difficoltà. Vabbè, ma ce la facciamo. Sì, ce la facciamo. Dallo stocco alla salsiccia. Sempre operativi per il bene di Bagnara. Bagnara non deve morire. Assolutamente, serve impegno, forza di volontà e sacrificio. E dobbiamo essere noi giovani a portarla avanti. Sempre, forza Bagnara. Ballati, prima di stesse mai tanti, se non ballati poi, non mi canto e non mi sono, se non ballati pure, io ti ho vostro zito, su, a quanto femmine che ci sono, su, a quanto femmine che ci sono. E a Forelli si balla la tarantella, e a Forelli si balla la tarantella, la tarantella. Facci di rota, sta morendo di la porparata, sta morendo di la porparata. E
fino